La protagonista assoluta del 2020 di Ducati l'abbiamo già vista, già amata, già metabolizzata. È la Street Fighter che ha avuto il suo esordio nella Pikes Peak 2019, di cui abbiamo visto rumors, test, muletti. Ora però c'è la possibilità di vederla in anteprima e io ve la mostro. Eccola, una Panigale V4 spogliata di tutto il superfluo. Così si potrebbe definire la Street Fighter V4 e già guardare il DRL e tutto il gruppo ottico frontale, la somiglianza c'è ed è più che evidente. Naturalmente a muovere questa Super Naked c'è il Desmo 16 stradale, appunto di derivazione Panigale, che su questa moto riesce a generare 208 cavalli di potenza a 12.750 giri e una coppia di 123 newton per metro a 11.500 giri. Un motore, il 4 cilindri, incastonato in un telaio front frame in alluminio, che vede come novità le appendici aerodinamiche di derivazione, anche queste V4 più specificatamente della R, in grado di generare un downforce di 28 kg a una velocità di 270 km orari. Allora, continuiamo a parlare della ciclistica, inquadrando questa stupenda forcella Showa BFP da 43 mm e vediamo anche il reparto frenante, due dischi semiflottanti da 43 mm morsi da due pinze Brembo Stylema ad attacco radiale. Ora vi porto anche sul ponte di comando, vi faccio vedere la tecnologia della Street Fighter V4, uno schermo TFT da 4,3 pollici da cui si governano i riding mode, la piattaforma IMU a 6 assi che prevede anti-wheelie, traction control, cornering ABS e engine brake control, e soprattutto una mappa dedicata al controllo del motore per viaggiare in strada in totale sicurezza. Come vedete, sempre rimanendo sul ponte di comando, il manubrio è alto e molto largo per dare una sensazione di pieno controllo e grandi possibilità di divertimento in strada. La Street Fighter V4 sarà disponibile da marzo 2020 ad un prezzo di 19.990 euro. Con lei arriverà anche una versione S. Cosa cambia? I cerchi saranno marchiati Marchesini e forgiati. Le sospensioni avranno in dote una Ohlins NX 30 da 43 mm e un monoammortizzatore TTX 36 dello stesso marchio. Poi tante le possibilità di customizzazione, a partire dal kit slip-on e lo scarico intero firmati a Krapovic, che portano la Street Fighter rispettivamente a 216 e 220 cavalli. Per la versione S il prezzo sale a 22.990 euro e la disponibilità rimane fissata per la primavera del 2020.